del PD in consiglio comunale a Tortoreto, sistemati qui sul Del PDL nostro anima della divano. regione. Del Come? PDL anima della regione. No! È una sfida facile oggi. No, no, Arriveranno. del PDL prima c'era il presidente del consiglio comunale di Teramo, anche se è stato eletto con una lista civica, però insomma fa riferimento all'area di centrodestra. E poi ci sarebbe Mimì Di Carlo del PDL, anche se lui PDL nazionale. marca alcuni distinguo. Parliamo ancora un po' con Mimì Di Carlo, perché tra un po' ci lascerà che deve andare insomma, a seguire i propri affari a Giulianova. Sì, ma Giulianova, bel tempo oggi, il mare com'era? molto, è un tempo brutto. Mannaggia, vabbè. Ma Ci se, rifaremo, ci anche, rifaremo. ci rifaremo luglio, agosto, vabbè, ma anche tutto a giugno. La bomba d'oro, invece, quella ci Allora, Mimì Di Carlo, che doveva precisare sulla storia della. No, siccome mi hanno telefonato, Giuliano, ti In ringrazio. diretta, grazie Ci Mimì Di vediamo, Carlo per essere stato auguri, qui con noi. grazie, E adesso ci ciao. concentriamo, grazie Mimì Di Carlo, ci concentriamo invece sul comune di Tortoreto con due rappresentanti dell'opposizione. Qui adesso non ci sono rappresentanti della maggioranza, quindi qualora sentiranno qualcosa, dovessero sentire qualcosa che insomma non, proprio non è in linea con quello che pensano loro, poi li ospiteremo, ovviamente. Allora, Mauro di Bonaventura. Ovviamente sarà sicuramente qualcosa di non gradimento. Vabbè, voi siete liberi di Sicuro. dire quello che voi siete liberi di La dire verità. e La di verità, leggere facciamola a Mimì, quello che facciamo. succede a Tortoreto secondo il vostro punto di vista, Certo. ovviamente. Allora, intanto non possiamo non cominciare dal caso Saccuti, no? Perché insomma, ha messo a rumore un po' la vita amministrativa, ma anche la vita dei tortoretani, questo dirigente che poi è stato allontanato per, Direi insomma. che siamo nel bel mezzo di una bufera giudiziaria e questo Lì poi lede. c'entra poco la politica, credo, no? Beh, oddio, la politica può avere le sue responsabilità. Di certo l'immagine che ne viene fuori, lede il territorio, tutti i cittadini tortoretani, vorrei Comunque lì c'è un aggiungere. procedimento in corso, C'è quindi un procedimento in bene, fino a corso. prova Fino a contraria prova contraria c'è un procedimento in corso. E meno male che c'è. bisogna aspettare E meno l'esito del male che c'è, procedimento. certo. Difatti lasciamo lavorare gli Certo. inquirenti che vogliono appurare responsabilità, verità di una faccenda che, come ripeto, lede l'immagine del territorio, dei cittadini ed anche dei dipendenti comunali tutti. Noi amministratori d'opposizione abbiamo, di pari passo con l'indagine degli inquirenti della magistratura, l'obbligo morale, in base al patto che abbiamo fatto con i cittadini, di appurare le responsabilità politiche. Perché è successo un Perché fatto. secondo voi ci sarebbero responsabilità È politiche? successo un fatto anomalo, uno degli ultimi consigli comunali ne è testimone. Abbiamo appurato tramite i giornali, perché poi tra l'altro c'è anche una commissione di indagine interna che rende segretate le notizie e che quindi ecco, a termine delle indagini poi magari avremo modo di parlarne ampiamente. Il problema è che ad ottobre c'è stato un negozio di caltagirone di articoli sportivi che contatta l'ente nella persona del sindaco per chiedere lumi su una doppia transazione da parte del responsabile della rogineria con l'IBAN del comune. Questa doppia transazione riguarda un acquisto di kit sportivi per un valore circa di 8.000 euro. Questa notizia che appura il sindaco in qualità di ufficiale di governo e quindi nel pieno delle sue funzioni, anziché comunicarle agli organi di controllo preposti, al Consiglio Comunale tutto, si decide per non so quale strategia di credere all'errore da parte del dipendente e quindi con una semplice sanzione scritta, un richiamo scritto segretato anch'esso, viene diciamo, tutto diciamo, il termine occultato, insabbiato e quindi la storia finisce E lì. questo io ovviamente lo devo dire, è la ricostruzione dei Assolutamente. No, fatti ma che fa il ci sono Partito i Democratico in verbali, Tortoreto. ovviamente non mi permetterei mai, anche perché chi mi conosce sa che io parlo sempre supportato da documentazioni e materiale cartaceo. Quello E quindi che voi in questo ravvisate allora un po' di responsabilità politica. Ma è quello che io voglio far capire ai cittadini è che sento molti miei compaesani attribuire responsabilità di questo sistema che ha delle falle alle amministrazioni passate. Anche il nostro sindaco, più volte, compreso anche il presidente della commissione d'indagine, stanno cercando di dirottare il problema come riferendo il problema alle amministrazioni, attribuendo responsabilità alle amministrazioni passate. Quello che è successo con questa amministrazione e che voglio far capire ai cittadini è che se non ci fosse stata successivamente una denuncia da parte di una concessionaria per l'acquisto sempre
per l'anticipo, per una caparra da parte dello stesso dipendente e che quindi ha fatto esplodere il caso, noi oggi qui non staremo parlando di nulla. Questo è quello. Vabbè, questa è una supposizione. No, è una certezza, non è una supposizione. Questo dipendente continuerebbe a lavorare perché se a ottobre, anziché avvisare gli inquirenti, gli organi di controllo, mettere sotto la lente di ingrandimento l'operato del dipendente con tutto quello che riguarda i suoi mandati, quello che è di sua competenza, se mi fai un richiamo scritto e credi a un errore e chiami un avvocato, parole del sindaco, per tutelare la tua immagine, non l'immagine dell'ente, c'è qualcosa che non va. Io spero che gli inquirenti facciano chiarezza. Io ho fiducia nella magistratura, certo. Mi hanno addossato anche la colpa di aver messo il nostro paese sotto lo stato di polizia e la gente non deve aver paura della polizia, anzi dovrebbe essere il contrario, dovrebbe aver paura se la polizia o gli inquirenti o la magistratura non indagasse. Allora, è stato sostituito il dirigente? C'è un nuovo dirigente? Si è dimesso, lui si è licenziato, è stato in momento, diciamo, è in mobilità, c'è un sostituto. Allora, la provocazione di Mauro Di Bonaventura, cambiamo argomento, no? Dal caso Saccuti, se vuole dire la sua, poi la dirà. Però andiamo a un altro argomento, com'è Tortoreto, città turistica o città parcheggio? Città parcheggio o città turistica? Perché? Perché purtroppo abbiamo, in base a delle delibere che neanche conoscevamo e poi in questi giorni abbiamo verificato che sul territorio si sono cominciate a smuovere delle panchine, purtroppo quelle delibere adesso stanno susseguendo dei lavori sulla nostra piazza. Per chi conosce Tortoreto sa che è una località turistica bellissima dove si sta bene l'estate, andiamo a passeggio, viviamo bene. Però nell'immaginario collettivo quando uno pensa a una località turistica pensa come trascorrere al meglio il suo tempo libero e ovviamente viene sempre in mente l'idea di un centro. Dice andiamo al centro, andiamo a vedere il centro, andiamo a vedere i negozi, andiamo a fare una passeggiata, il gelato. Sì. Tortoreto purtroppo pecca in questo. A tutt'oggi non siamo riusciti a realizzare un centro. E l'unica piazza centrale, che è il centro di Tortoreto, oggi verrà trasformata in parcheggio. Quindi l'unico centro disponibile dove dovremmo fare una riqualificazione per portarci imprese, ditte, negozi. Quando parliamo di questa piazza al centro di Tortoreto, Lido, stiamo Lido, dicendo? Lido, stiamo parlando di Lido, perché io tengo sempre a precisare che il lavoro fatto negli ultimi 15 anni soprattutto al centro storico, quindi il centro. Ma stiamo parlando della zona di Via Trieste, è quella. Piazza Matteotti. Piazza Matteotti. Cioè davanti. Dove ci sono le scuole. Davanti all'ex comune. Perché hanno dirottato anche gli uffici comunali. Anche il comune è stato portato via. Quindi il punto questa è che piazza. Tortoreto poi vive moltissimo sul lungomare d'estate, certo. Sì. Poi d'inverno è chiaro che la piazza all'interno recupera, come dire, recupera spazio. Un valore sociale, appeal, un valore sociale dove la gente si incontra, socializza, si saluta, ci si rivede, cioè la piazza è importantissima. E voi contestate il fatto che sia tutta adibita a parcheggio? Verrà adibita tutta a parcheggio, quindi poi escono fuori anche delle battute perché viene in mente che d'estate uno passeggia, incontra un turista, abbassa il finestrino della macchina e fa «Scusi, per il centro dove devo andare?» Allora, se sei di Tortoreto, ti trovi spiazzato e fai finta, no, non sono di qua, io non lo so dov'è, perché ti vergogni anche, dici, a Tortoreto non esiste purtroppo, non siamo stati in grado in tutti questi anni, soprattutto negli ultimi, perché loro avevano promesso questo, che avrebbero rivalutato il centro, ma non avviene. Perché ricordiamo, fino a qualche anno fa governava il centro-sinistra. Governava il centro-sinistra, sì. Quindi. Governava il centro-sinistra e c'era in atto un'idea di come sistemare quella piazza e anche quella e di valorizzare quella zona. È stata una sconfitta dolorosa ancora, sì, certo, no? Molto. Enorme. Aver perso il. Col senno del poi ancora di più. Col senno del poi, cioè con quello che in questi tre anni sono successi a Tortoreto. Che responsabilità vi addossate? Noi nessuna. Purtroppo nessuna, perché non abbiamo. Noi siamo in politica da poco tempo. Voi due? Sì, sì. Quindi noi cerchiamo di valutare quello che succede oggi in funzione di quello che si doveva fare ieri e per il futuro. Noi soprattutto cerchiamo di valorizzare la politica che facciamo per il futuro, perché oggi purtroppo non possiamo far nulla se non quello di denunciare e portare a conoscenza allora, i cittadini quello che sta quindi succedendo. Quindi questo è già un progetto, quello di riqualificare la piazza e di dare un centro a Tortoreto. Ma io Caruso, credo, un altro segno credo che, importante. Io sono una persona molto schietta, credo che nella vita le azioni che compiamo quotidianamente sono il biglietto da visita di ognuno di noi.
Oltre che parlare di Tortoreto, mi vorrei spezzare una lancia a favore anche del centro storico di Tortoreto Alto. Io credo che una buona amministrazione che fa del turismo, perché noi abbiamo due attrattive turistiche, il centro storico di Tortoreto e il centro balneare di Tortoreto, che è altrettanto bello, potrebbero lavorare in simbiosi, sinergicamente, e quindi collaborare e crescere con la volontà politica. Invece questa volontà non c'è. Bisognerebbe, si è parlato di crisi prima, e anche Tortoreto è nel pieno, nel bel mezzo della crisi. La crisi ci siamo dal 2010 ad oggi, mi giova. Voglio precisare un fatto, che dal 2010 ad oggi le famiglie che chiedono sussidi all'ente sono aumentate del 400%, gli sfratti del 300%. Quindi se non c'hai un'amministrazione comunale che mira a tutelare i diritti di ogni singolo cittadino, io credo che non andiamo da nessuna parte. I partiti o gruppi politici che siano non possono essere riciclaggio di persone che hanno come unico fine la soddisfazione dei propri obiettivi. La politica è dei cittadini. Noi non possiamo che un cittadino viene perché esige un diritto e noi glielo facciamo passare come un piacere personale. Il cittadino ha dei diritti e inevitabilmente quando trovi un'amministrazione che non ha dialogo, che sul piatto della trattativa non mette nulla, che dialoga con i due o tre imprenditori locali e basta, a noi queste cose non ci vanno bene. Ecco perché parliamo di un'amministrazione fallimentare. Loro si sono riempiti la bocca parlando in campagna, fin dalla campagna elettorale, di principi quali la trasparenza, la legalità, la meritocrazia, il rispetto delle regole. Ma signori, noi ci dimentichiamo che il nostro sindaco fa politica da 30 anni. Fa politica da 30 anni. Mente, non io lo dico. Necessariamente è una colpa. No, non è una colpa, ma non ti puoi spacciare per il rinnovamento. Non sei il rinnovamento, alla luce anche delle cose che succedono in comune, perché giova anche precisare che il fatto Saccuti è la punta di un iceberg delle anomalie del nostro ente. C'è la refezione scolastica, i contributi erogati a delle associazioni in modo non corretto, ma proprio irregolare. Vogliamo parlare del sottopasso di via Carducci, il motivo per il quale abbiamo speso 800.000 euro di un sottopasso che, come diceva lei, la vecchia amministrazione centrosinistra ce lo ha lasciato con un progetto esecutivo gratuito, completamente a spese delle ferrovie. Loro, come sono entrati in comune, come si sono insediati, hanno deciso di rivoluzionare quel sottopasso e ci hanno fatto spendere 800.000 euro. Ancora oggi non ci riescono a dire il vero motivo. Ce lo vieni a spiegare in televisione, noi veniamo, siamo pronti a qualsiasi confronto. Lo organizziamo. Assolutamente. Poi, Mauro Di Bonaventura. Un'altra cosa, prego. Giusto perché le proposte, perché sono poi utili. Tra un paio di minuti dobbiamo. Sono saltare. Utilissime sì. Le proposte perché fanno pensare. No, io ho detto non facciamo il parcheggio a Piazza Matteotti, ma spendiamo questi soldi per fare qualcos'altro. Rendiamo bello l'ingresso di Tortoreto. Penso che tutti quanti hanno nell'immaginario la rotonda Salino, cioè quando dal Giulianova andiamo a Tortoreto, vediamo quel monumento. Quel monumento è un deserto. Cioè non c'è nulla, quello è il nostro biglietto da visita. Io ho detto. È l'ingresso, sì. È l'ingresso di Tortoreto. L'ingresso cioè, rendiamo da sud per Tortoreto. Cosa ci vuole piantare una bella pianta? Non tutelano il centro, figuriamoci se possono tutelare gli ingressi del nostro paese. Cioè, abbiamo un centro che è un conglomerato di cemento, e questo è vero. E poi vogliamo parlare della nuova cavata che hanno inaugurato pochi giorni fa e che già presenta delle lacune strutturali, tecniche? Vogliamo parlare delle concessioni insomma, di occupazione? Secondo voi non si salva la... Ma assolutamente no, ma ci sono gli inquirenti ed è al vaglio degli inquirenti tutto, perché veramente stanno lavorando con abnegazione e io ho fiducia e lo voglio dire a tutti i cittadini, perché se forse prima passava perché girava l'economia, le imprese lavoravano, quindi il cittadino non era attento alle vicende del comune, oggi c'è la crisi, oggi la gente vuole sapere perché abbiamo un ente che amministra il comune come un'azienda privata e non per il bene pubblico. Vuole sapere questi soldi dove sono andati a finire e il motivo. Allora, un altro progetto da perseguire e poi chiudiamo? Il casello autostradale. Casello è una cosa forte questa, sì. Però sì, perché noi abbiamo una zona artigianale che non parte e quindi potrebbe essere un impulso per far partire una zona artigianale nel fondovalle Salinello. E soprattutto abbiamo tante imprese nel fondovalle Salinello che non hanno uno sbocco, una via di accesso facile. Se provate a immaginare... Qui dove dovrebbe sorgere? C'è proprio una contrada precisa? Se ha presente l'acqua park, un pochettino sopra l'acqua park, un pochettino sopra. Quindi lì potrebbe... Con una zona artigianale pronta per partire adiacente a...
uscita, nel, sì. Piano, nel piano urbano del traffico provinciale già è... Il cantiere, una darsena, insomma i progetti ci sono, noi non contestiamo solo l'operato, noi abbiamo anche dei progetti. Come diceva Mauro, noi siamo il nuovo, ma non perché il vecchio possa avere o ha delle colpe, assolutamente, appureranno gli inquirenti le responsabilità e ben vengano, però quello che sta succedendo oggi con un sindaco che deve capire che è sindaco e che si deve assumere responsabilità. Noi abbiamo amministratori che su tutto il territorio nazionale, anche in Europa, per molto meno, hanno pagato caro i loro errori, si sono dimessi o sono stati indagati. A Tortoreto ancora oggi poi, si è permesso sono, tutto. Nei casi in cui ci sono delle inchieste verificheranno queste inchieste. Io ringrazio Nico Carusi, che è il capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Tortoreto, e Mauro Di Bonaventura, che è il segretario del PD tortoretano, e grazie, credo che li rivedremo qui, magari con la controparte, così per discutere. Noi ci saremo. C'è problema. Sicuramente, perché ci siete anche oggi. Grazie davvero. Allora, grazie. Prima di passare agli amici di Teramo Nostra, ci congediamo.